Prima di incontrare il matrimonio travolgente, la nostra paura più grande era quella di non riuscire a organizzare una festa dove tutti potessero divertirsi, dai più piccini ai più grandi, dove noi non dovevamo pensare a niente, ma soltanto appunto al divertimento, a far divertire gli altri. Guardando un po' in giro, diciamo, partecipando ad altri matrimoni, informandoci, abbiamo escluso tutto quello che abbiamo visto perché era una ripetizione. Su ogni tipo di festa, nel senso che sia matrimoni, compleanni, c'era sempre lo stesso tipo di festa, sempre lo stesso tipo di Oppure ci stava animazione. l'animatore che forzava gli invitati a ballare, questa cosa è veramente stressante per chi non vuole essere forzato nel ballare, deve essere una cosa spontanea, senza che l'invitato deve essere stressato e soprattutto invitato nel ballo, questa cosa secondo me diventa una cosa troppo stressante per un matrimonio. Quindi cioè, l'invitato si deve alzare da solo, deve ballare in maniera autonoma senza che nessuno in maniera lo forza e con il matrimonio travolgente con Francesco ci siamo trovati benissimo perché comunque non c'è mai stata questa cosa, gli invitati si sono sempre alzati in In maniera piena libertà. spontanea, spontanea, vedendo gli altri ballare con la musica, il caos, il divertimento, top, bellissimo. La cosa che ha fatto scattare la molla, principalmente dei due, sono stato io, perché tanti anni fa, parliamo di quasi 6 anni fa, ho visto Francesco in un matrimonio nella nostra zona, vicino Sulmona. E la cosa che mi ha colpito di più è che lui è riuscito a farmi ballare in maniera spontanea. Io sono un ragazzo molto timido e da quel giorno mi sono tipo impuntato sul fatto che dovevo conoscere questa animazione, dovevo conoscere questo ragazzo. E così ho fatto, senza badare a spese, mi sono lasciato trasportare soltanto da quella festa, che è stata una festa veramente travolgente 6 anni fa. E penso che dopo stasera penso che abbiamo fatto la scelta migliore che potevamo Assolutamente sì. fare, anche 12 perché i ragazzi hanno ballato dalle 13 all'1 la notte, quindi ore non che cosa stop. dobbiamo chiedere di più? Penso che gli invitati siano stati non soddisfatti di più. Il matrimonio oggi è andato benissimo e la mia voce lo conferma perché abbiamo ballato, cantato, ci siamo divertiti dalle 13 all'1, quindi 12 ore di divertimento puro, senza momenti morti, tutto organizzato alla perfezione, dall'aperitivo, da quando siamo arrivati in location, quando siamo entrati nelle varie sale, perché poi il nostro matrimonio è stato diviso in varie sale e in tutte le sale c'è stato il nostro ingresso, c'è stato l'ingresso dei parenti, è stato tutto colorato con i Un matrimonio non palloncini. facile, diciamo, pieno di Sì. ingressi, e devo dire a ogni ingresso c'è stata sempre la perfezione, comunque ci sono state console in ogni parte, cioè comunque senza che andavano fili trasportati a destra, a sinistra, organizzazione al 100%. Io mi ritengo soddisfatto di quello che abbiamo fatto, cioè abbiamo scelto il cavallo vincente secondo noi, e io non avevo dubbi, devo essere sincero. E poi ci sono Ci siamo stati un sacco di divertiti commenti tanto, positivi mamma mia. anche Commenti dei dai nostri nostri invitati. invitati. Tutti hanno detto che la festa è stata Stupidi, bellissima, stupidi. sì. Noi abituati nella nostra zona comunque a matrimoni abbastanza. Era abbastanza un rischio, era questo matrimonio travolgente, perché poteva essere troppo caotico, ma invece la gente, i ragazzi, cioè, li abbiamo dovuti cacciare. Sì, Sembrava stasera brutto, ma li abbiamo dovuti cacciare, li abbiamo cioè, nel dovuti senso. cacciare. Perché non se ne volevano andare veramente, cioè scelta migliore non potevamo fare. Il nostro pensiero principale che avevamo sull'organizzazione del matrimonio era che noi il giorno del matrimonio non volevamo pensare a niente se non al divertimento. Per cui, grazie al metodo seguito da Matrimonio Travolgente, prima ovviamente, nei momenti precedenti alla data del matrimonio, sono stati chiamati sia la location, il fotografo, chiunque in quel momento partecipava alla festa per organizzare i tempi,
e la scaletta durante la giornata, in modo tale che non ci fossero momenti morti, che la gente magari mentre mangiava doveva poi ballare, oppure magari che noi eravamo fuori a fare le fotografie e magari dentro si stava ballando, comunque organizzando qualcosa per gli sposi che magari manco c'erano. Ed è stato tutto perfettamente architettato a modo. Quindi un'organizzazione pre-data, quindi c'è proprio appunto un metodo seguito alla perfezione, per cui il giorno del matrimonio ti vivi il matrimonio senza pensare assolutamente a niente. Noi questo abbiamo fatto, ci siamo goduti il matrimonio dall'inizio alla fine, senza star a pensare al primo che doveva uscire, oppure che l'invitato era stressato, perché ognuno ha rispettato i tempi dell'invitato. Guarda, vi garantisco che io sono un ragazzo timido e i ragazzi timidi che sono stati nel mio matrimonio sono stati veramente travolti, esatto, la parola giusta è travolti. Si alzavano da soli, gente che non mi aspettavo, che oggi ballava, stava là, oggi si è scatenata, gente di 70 anni, 80 anni che non ho mai visto ballare, oggi mi ha detto grazie, che mi sono divertito. Per me questo vale tutto. Cioè, oggi ho vinto. Oppure ha vinto matrimonio travolgente, io direi. Più che ho vinto io, ho vinto. Abbiamo vinto, direi. Noi siamo felicissimi della scelta che abbiamo fatto. E siamo, diciamo, grati anche di tutta l'organizzazione che c'è stata, perché veramente quello che ci è stato detto è quello che è stato fatto oggi per tutta la giornata, l'intera giornata, ripeto, 12 ore di festa continua. E i nostri invitati ci hanno ringraziato perché hanno vissuto una giornata veramente bella. Nessuno. Una giornata indimenticabile. Sì, tutti. Io puntavo a quella e devo dire la verità, ci siamo riusciti alla grande, ma io non avevo dubbi assolutamente. Però era un rischio della nostra zona e sono felice che gli invitati hanno apprezzato questa tipologia di festa, assolutamente molto festosa, musica, balli, tutti insieme, devo dire bella, 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 soddisfatti al 100%. Noi abbiamo dovuto rimandare ben due volte, questa era la terza data, perché ovviamente la pandemia non ci ha permesso di organizzare la festa che volevamo noi, per cui abbiamo atteso, diciamo, dei momenti un po' più, i tempi un po' più leggeri per poter appunto organizzare una festa del genere. E il matrimonio travolgente ci è stato utile perché ha capito anche, diciamo, il nostro bisogno e ci ha consigliato assolutamente senza creare nessun tipo di problema. E, appunto, abbiamo rimandato, questa era la terza data, e nonostante questo ci hanno tranquillamente aiutato anche nella scelta delle date successive, in modo tale appunto che la pazienza, assolutamente senza, sì, metterci stress, hanno capito il problema che in questi anni c'è stato e siamo stati sempre vicini, sempre in contatto con Francesco, che occupava senza stressarci, no, si deve fare per forza, certo, perché devono guadagnare per forza, e lui ha detto no, quando ve la sentite, ragazzi, in maniera autonoma, fate il matrimonio come volete, non ci sono state forzature, per me questo è importante, cioè non si è guardato la moneta, perché se uno voleva in questi anni non si è guadagnato tanto, perché a causa di questo Covid non ci sono state molte feste, uno poteva forzare gli sposi a fare per forza una festa, invece loro sono stati, cioè ci hanno capito. Hanno capito che tipo di festa volevamo fare, che quindi esatto, negli anni precedenti non era possibile. Se le cose non fossero andate come, diciamo, le promesse che ci sono state fatte, sicuramente ci saremmo sentiti a disagio, perché magari, ecco, qualche imprevisto, comunque qualche cosa che non veniva risolta e quindi doveva essere risolta da noi, che magari in quel momento ci stavamo divertendo, comunque volevamo divertirci, per cui sicuramente angosciati, penso, ci siamo sentiti angosciati. Assolutamente.
E tristi, perché avevamo, come si dice, sprecato, diciamo, la nostra giornata. Forse la giornata più importante della nostra vita, forse per risparmiare qualche cosa, invece là, secondo me, si deve puntare, cioè noi siamo... Alla professionalità. La professionalità, abbiamo puntato sulla festa e sono felice, vedi, mo, c'è una faccia soddisfatta. Siamo stanchi ma felici. Stanchi ma felici, anche perché tutti quanti i nostri invitati, che ne erano tanti, sono rimasti soddisfattissimi, E fino alla fine. Fino alla fine, noi non abbiamo avuto i problemi di ristorazione, musica, fotografi, perché è stata un'equipe fantastica, cioè... lo stesso Patrimonio Travolgente è riuscito a incastrare tutti questi piccoli fattori che ci hanno permesso di goderci la giornata in maniera serena, senza star pensare, oddio, mo che succede, invitato. Giornata veramente top. C'è e poco soprattutto in tutta la scaletta organizzazione sono state inserite anche delle volontà dei nostri parenti. Per esempio è stato... come si dice, è stato trasmesso un video che ci avevano preparato, ci hanno dedicato delle canzoni cantate, delle poesie, diciamo tutte le richieste anche delle persone che ci sono state intorno, sempre nell'organizzazione pre-matrimonio. Che si fa più volte, cioè, sì. Quindi si fa vedere che quindi è una, vari incontri. Cioè, non è una cosa fatta a caso, più volte ci si deve incontrare con l'animatore e l'animatore ti crea proprio la giornata, e quindi quel creare la giornata, cioè la musica, il ballo dello sposo, il ballo col genitore, decidiamo sempre noi quello è, e l'animazione più volte, cioè non è soltanto una volta per telefono, no, c'è proprio un incontro a tu per tu, perché ci devi guardare negli occhi, ci devi confrontare, ci sarà la pazienza, ci può stare anche la discussione, però c'è proprio, come dire, un discorso umano tra le due persone, no? E noi siamo stati proprio bene, cioè bene, 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 perché siamo stati tranquilli. Io personalmente sono stato tranquillo da stamattina prima di entrare in chiesa a mo sono ancora più soddisfatto perché ho vinto. Anzi, ripeto, abbiamo vinto perché sapevo di vincere, però abbiamo vinto, veramente abbiamo vinto. Cioè, invitati non facevano altro che ringraziarci della bellissima giornata, perché ci siamo scatenati veramente da luna la notte, quindi 12 ore di divertimento senza che l'animazione abbassava, la musica, perché ci andava, perché lui poteva andare tranquillamente via a mezzanotte. È stato con i nostri tempi, in maniera tranquilla, l'animazione, anzi fino all'ultimo sono stato io che ho detto spegnete la musica perché stava comunque il pullman, cioè siamo stati veramente benissimo. Matrimonio Travolgente lo consiglierei a quelle coppie che vogliono puntare tanto, ma tanto, tanto sulla festa, perché è un divertimento continuo, per chi si vuole scatenare, per chi vuole ballare, per chi vuole che tutti gli invitati, dal più piccolino al più grande, quel giorno si divertano. E soprattutto per quelle persone appunto che amano l'organizzazione, che vogliono in quel giorno viversi solo il matrimonio senza pensare oddio, il fotografo mi sta chiamando, però dobbiamo fare questa cosa, però no, esce il piatto, niente. Tutte quelle coppie che amano entrare in location e lasciare tutto fuori. Andare. Sì, assolutamente sì. Lasciarsi andare senza pensare a problemi imprevisti, anche perché... Non ce ne sono. Non ce ne sono, e se ci sono, perché potrebbero esserci, sono in grado tranquillamente di risolverli in breve tempo e in maniera tranquillamente efficace. Assolutamente professionale. Professionale.